Quattro storie, una legata all'altra. Rita, Maddalena, Dr. Monster, Montanari, Testoni. Nomi come tanti, come quelli di migliaia di altre persone colpite dal devastante sisma del 26 ottobre del 2016. Due forti scosse che hanno fatto ripiombare la popolazione della Valnerina e di tutto il centro Italia nella paura, quella vissuta con il sisma di Amatrice pochi mesi prima. Immagini, racconti, testimonianze di chi ha vissuto e sofferto sulla propria pelle quei momenti terribili, ma che non si è mai arreso, di qui la volontà di mostrare la forza di questa gente. È nato così Restart, Comunità Resistenti, un documentario finanziato dal Comitato Regionale per le Comunicazioni dell'Umbria e realizzato da Mente Locale. Girato tra Norcia, Cascia, Ruscio e Campi, il docufilm mostra la vita degli abitanti di piccoli borghi che hanno trovato nella solidarietà di tutto il paese la spinta per rimboccarsi le maniche e ricominciare. Un messaggio forte e positivo allo stesso tempo, rivolto non solo agli abitanti dell'Umbria, ma anche ai turisti di tutto il mondo, un messaggio per dimostrare che si deve tornare a visitare quelle terre, quei luoghi meravigliosi di un'Italia che non si è mai piegata. È qualcosa che ci ha fatto pensare, ci ha fatto mettere in moto i pensieri. Però a me tutta questa desolazione mi fa credere che una possibilità, cioè da queste crepe maledette, vedo che ci sono dei segnali per fare qualcosa. Marianna Stella, come tanti altri suoi concittadini, è convinta che il terremoto ha insegnato a tutti che niente resta, niente rimane per sempre, ma che bisogna ascoltare questi cambiamenti e non arrendersi mai.